Moni, allora partiamo dal presupposto che questa location non c'entra niente con quello che sarà effettivamente il video di oggi. Infatti ci troviamo a Orbetello, però non saremo da soli oggi, ci sarà il nostro, un orbetellano doc, il nostro buon Alessio. Ma questo è il canale dove si mangia un sacco, vero? Lui, è proprio lui. Allora dai, non perdiamo tempo, pasticceria Ferrini, una tettina così frivola, ma giusto per aprirci. Sì, 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 e poi vi spieghiamo cosa abbiamo fatto oggi. Dopo. Io ci sto facendo un progetto di tesi su sta roba. Sugli odori? Sugli odori. Cioè sto creando un piatto che a un certo punto mentre te mangi va a sprigionare un profumo e quindi ti crea l'inaspettato che va in abbinamento o contrapposizione a quello che stai mangiando. Cioè un profumo boom. Che dici, da dove è uscito questo profumo? Questo ricollegato al fatto che ogni volta che queste porte si aprono arriva un profumo. Cioè, lo spruzzano proprio. Guarda qua. Questa qui è la faccia di una persona che si è svegliata alle 6:30 e è andata a pescare la mattina in laguna a Orbetello. E queste? E questa sono... è la felicità. Come tutto... si dice in questi momenti? Buon appetito a tutti. Penso ci sia tipo stato un cambio di espressione nella mia faccia. Cioè. Raccontiamogli un attimo cosa è successo oggi, chi sei. Non faccio video, però mi piace mangiare e quindi ho scelto il lavoro che si addice di più e faccio il cuoco. Vogliamo un attimo dire dove, perché non è che è robetta. No, ho lavorato da Cracco, da Uliassi che è un 3 stelle Michelin. Volevo portare Francesco a mangiare un pochino di cibo serio qua a Orbetello, l'ho subito contattato e... Cibo non stellato questa volta, però... No, cioè, no. È un altro livello. Perciò qui a Orbetello è un posto interessantissimo, sia per Tetela Monaca che per a livello geografico. Infatti ci troviamo qui un po' a sud della Toscana, comunque sempre in Maremma. Al suo interno ha una tradizione che viene portata avanti da generazioni e generazioni, che è quella dei pescatori della laguna. Sergio, che è uno dei pescatori della cooperativa, ci ha spiegato esattamente come è iniziato, come funziona tutto, super mega interessante. Perciò qual è un po' la storia dei pescatori a grandi linee? Cos'è che... da dove inizia? Com'è che si è iniziato? Da dove inizia? Dalla notte dei tempi inizia. Come ho iniziato? Io questa passione ce l'ho sempre avuta da quando sono nato in pratica. Chi nasce nel nostro paese nasce nella laguna, quindi la pesca già da ragazzino ce l'hai sempre un pochino in testa, capito? Io in maniera particolare. A un certo punto poi ti ammali di laguna, non ne puoi fare a meno di questo ambiente, di questo lavoro, di questo... non ne fai a meno. Io ho iniziato a 15 anni, pensa, e a un certo punto io ho detto basta, poi contro tutta la famiglia, perché la mia mamma non voleva assolutamente, voleva che continuavo a studiare, ma io sentivo che dovevo fare questo lavoro. Quindi avevo uno zio dentro la cooperativa, che è stato uno dei fondatori della cooperativa, che a un certo punto mi ha detto se te senti tutta questa cosa vieni a far pescatore, se ti senti tutto questo grande desiderio vieni a far pescatore. E così ho iniziato, come tutti noi, come tutta la generazione nostra. Oggi è impensabile, ragazzini come eravamo noi a 15 anni, e cioè esci dal banco di scuola, la mattina dopo sei in barca con un pescatore vecchio che ti insegna le tecniche, quindi ma sai che il lavoro del pescatore come, quindi con tutti i tempi, col freddo, col sole, col vento, con l'acqua, capito? Con tutto. Alla fine ho fatto quello che ho voluto, avrei potuto fare tante altre cose, devo essere sincero, ma alla fine ho fatto quello che mi ha dato soddisfazione. Noi siamo una cooperativa storica, ma sulle orme di altre cooperative, perché Orbetello si faceva cooperativa di pesca negli anni 30, per esempio, quindi c'è una grande tradizione. Noi siamo i custodi di antiche tradizioni, cultura e storia del nostro paese, perché tutto Orbetello si è basato sempre intorno alla laguna, tutto. Le tecniche della pesca non sono cambiate assolutamente, sono sempre invariate. La pesca vagantiva storica con le barche, e lì si fa vagantiva perché? Perché si vaga in tutto l'ambiente. Una tecnica per esempio è con i tramagli, il tramaglio che il pescatore cala le reti la notte, la sera, e la mattina va a ritirare.
quindi con la speranza di catturare il più possibile. Lì si pesca le anguille, e lì si pesca i cefali, si pesca le orate, si pesca le spigole, si pesca i saraghi, tutto quello che magari è pescabile con le reti, con i tramagli. Una parte del nostro pescato viene trasformata, sempre con antiche ricette paesane, dove si creano questi sughi di pesce, questi affumicati. Quindi nel nostro ristorante si mangia il pescato del pescatore della laguna. Il nostro è un lavoro duro, è un lavoro duro. È anche un lavoro che ci dà tanta soddisfazione. Quando la gente viene soddisfatta per noi, insomma, noi ci si riempie il cuore veramente. Che è questa? È salicornia, si chiama anche asparago di mare. Posso tirare? Già, posso già. Ma lo mangio proprio? Certo, ma è buona, Com'è? Salata. Porca vacca. Ma è buonissima. Ma è salato e il sapore che è? Pensa in un piattino, La salicornia. Hai capito? Ma dammi un altro pezzettino. Io faccio indigestione di salicornia. E il ristorante sono i pescatori. Cos'è che ci hanno detto oggi? Han detto che si mangia tanto e bene, a me basta quello. Cioè, non avete idea il gusto che si ha dopo aver pescato tutta la mattina, cioè visto pescare tutta la mattina in barca e poi arrivare a mangiare i prodotti. Quella lì è la famosa bottarga di Orbetello, la leggendaria oserei dire. È giga enorme questo posto. Oh, bello il menù così, su un foglio a 4, fronte retro. Agile, manca la agile. Sagra. Semplice. Come si fa da noi alla sagra, ordini? Arrivate anche a terza bocca, Sergio. Che fame, Sergio? Insomma, dai. Un po'. Perché non ho fatto nemmeno colazione. Allora, cioè io vado un attimo in bagno per lavarmi le mani. Vedi che e ti metti la tartare di cefalo. Problemi di spazio. Oddio. Perché ora dicevo levate un po' tutto insieme. Mille foglie di cefalo affumicato, dato latta di verdurine con spigola affumicata, cefalo sott'olio con asparagi, mosso di verdurine con bottarghe. Ora poi gli dico di fermarsi un attimo. Sì, un secondo. Madonna. Non ho mai visto i piatti di pesce così belli. Trattate bene qua, C'è un bordello di roba sul tavolo in questo momento. Il bordello di ben di Dio. Allora, poi qui ci ha portato pure l'anguilla sfumata. Tutto pesce viene qui? Questo è tutto pesce nostro, tutto pesce di pescato. Ecco perché ci ricollichiamo a quello che ti dicevo prima. La nostra soddisfazione è che portiamo in tavola tutto il nostro lavoro. Questa è l'ultima creazione, questa è la spigola affumicata. Assaggia, assaggia. No. Shock culinario. Dimmi se non stai toccando sì, il paradiso. Si può. Ciao. È un tuffo nella freschezza. Lori, siamo qui. Il sapore di pesce è delicatissimo, è super fresco, poi con l'olio bello lubrificato, speziato il giusto. Poi alla fine chiudi il boccone con un leggero pizzicantino del pepe che è assurdo. E c'è tutto il resto da assaggiare adesso. Esatto, questo qui è il primo. Sergio ha detto di andare con questo adesso. Ci fidiamo di Sergio. Io mi fido di Sergio. Sergio, dimmelo, se bisogna iniziare così, cioè... Che roba è? Com'è questa? Ma buona! Ma manco negli stellati si mangia così, Sergio. Sto contento, ragazzi, perché... Guarda, noi siamo... Alla fine siamo molto semplici, ma probabilmente è la nostra forza per la semplicità. Mangi cose tipiche e mangi cose fresche, buone, capito? Io non so quanta gente può cucinare, mangiare la sera quello che si pesca la mattina. Stamattina abbiamo pescato una di 2 kg di questa. Ah, oh, quanti bei colori. Stamattina ho anche evitato di prendere la pillola di omega 3 perché, cioè, sapevo. Buono. Cioè, inizialmente affumicato, poi il peperone, poi alla fine in chiusura torna il sapore delicato di affumicato. Il pomodoro concentrato ti dà quel sapore di umami, okay, che ti va quasi a ovattare in bocca. Lo senti come è tutto saporito, è incredibile. Cioè, io ho questa anguillina qui sotto, cioè che proprio che ti tira. Poi è la prima volta tua, no? Io mai mangio l'anguilla. Ora tocca rompere il ghiaccio. Questa è l'anguilla sfumata. Che sarebbe? L'anguilla sfumata di Orbetello. Questo è un piatto storicissimo. Okay. Si sfumava anguille nel 1500. Questa salsa di peperoncino piccante, peperone dolce, concentrato di pomodoro, aceto. Cioè si sente un po' di tutto. Quando ti hai spennellato gli dai il fumo.
come si diceva una volta, okay, le affumiche. Ma perché si chiama anguilla sfumata? Significa leggermente affumicata, tant'è okay, che non si rimangia così come il salmone. Va fatto un passaggio o di gratella con la brace, all'orbetellana, padellina, un goccino d'olio a temperatura alta, pezzettini di anguilla che te ti sei già preparato, i pezzettini come vedi, come questi, dalla parte della pelle, 3 minuti, un minuto dalla parte, dall'altra parte, è pronta l'anguilla. Ciao ragazzi, da Orbetello, dai pescatori, buon appetito a tutti. Mamma mia, senti che roba. Un sapore è buonissimo, però è bella polposa, a parte quello. Il sapore è misto fra paprika, peperoncino. E poi Francesco dicono che il cibo non rilascia dopamina. Cioè, perché non ho mai mangiato questo. Sono veramente felice di vivere vicino a Orbetello. Pensai che così è un mezz'ora di viaggio e non c'ero mai stato, cioè non l'avevo mai mangiato. Questo era grave. È greve. Un'opera d'arte. Poi mi dice, guarda, c'è l'anguilla qui. È particolare perché viene qui a Orbetello, nella laguna. E ci sarebbe da farci un film, veramente. Tutto questo viaggio, questo grande viaggio che fanno da Mar del Sargassi, le passano di tutti i colori, stanno perché ci sono predatori, perché l'uomo ci mette del suo. Quando arrivano poi finalmente ce l'abbiamo fatta. E poi si mangiano. Facciamo anche, ci mettiamo un po' di insalata. Detto, i chef hanno affumicato. Cioè, dimmi se non roba, è un tacos messicano, quella roba. Questa Hai ragione. Ma la cosa bella è che è tutto equilibrato. Cioè, però tutti i piatti che stiamo mangiando sono perfetti. Gettate a te. Infatti. Mi fa anche più piacere. Perché siccome te sei una dieta lavori. Di solito sotto i video mi dicono, chi sei te per giudicare, sei un critico. Ora ce l'abbiamo, ci abbiamo un cuoco. Quindi, dovete fidarvi per forza. Assurdo, cioè botto dolce da patata. Sembra un dessert questo. Pensa a un aperitivo a Firenze centro dove ti danno queste cosettine. Ah, ci sono. Così è una tartelletta con ceci e bottarga. Quindi ti assaggi anche per la prima volta la bottarga di Orbetello. Mi sono esterrefatto. È al cinema, no? Cioè, guardi un film, ta-ta-ta. Quello è il filetto del cefalo sott'olio. Strano, anche questo è buonissimo. Il pesce che ti hai portato stamattina voi con le reti, c'era un cefalo con la bottarga, una cereta. Io ho tolto le uova e l'ho portata in cucina e ci hanno fatto una tartina con le uova fresche. Cioè, ti stai dicendo che questo è quello che abbiamo pescato noi oggi? Certamente. Top, Mario. No. Sembra tipo burro, questo è delicato proprio, soft. La freschezza del prodotto. E questo è lo scaveccio. Questo è lo scaveccio. Vedi la particolarità. Noi invece il marinato si fa. Orbetello prima si frigge e poi si marina. Capito? C'è differenza tra noi e Comacchio. Racconta i popoli, racconta la città. Anche questa, io per esempio, questa si mangia tutto qua, perché si mangia anche la spina. Così. Perché è marinata. È buona anche la spina. È buona anche la spina. Capito? E quindi a volte si perde un po' di particolari. Non era buonissima. Ma non... Questo si sveglia. È bello forte, quasi alcolico. Poi è figo perché lo puoi mangiare pure con la colonna vertebrale, cioè non senti niente, è totalmente annientata, atomizzata. Tutti ne bottarga, ma 2 per 1. E un vassoio. Zucchine, bottarga. Zucchine e bottarga. Pieno. Cioè, guarda un po' come sono pieni dentro. Vai Ale! No, bottarga arriva dopo le zucchine, portarli comunque mega buoni, si è ripieno, bello saporito con la ricotta, tanta roba. Poi la bottarga all'esterno dà un po' un effetto gratinato alle zucchine. Cosa sta arrivando? Oh. Cioè, pici al sugo di orata. Sentite il rumore dell'amore? Poche cose al mondo, nella vita, sono appaganti come il pesce buono. Questa è una roba che fanno
nei 3 stelle Michelin, guarda. Non so se riesco a aprire la bocca così. Otto. Sta tutto ingrippato, bravo. Come secondo, oratina così, super agile. Bella polposa. Sì. No? È pazzesco. Ma è veramente la nostra? No. È davvero? Ti dico che... Allora, mi è arrivata voce che il ragazzo non ha mai assaggiato la guancia del pesce. Qua c'è l'occhio, sotto c'è la guancia, che è questa parte qua. Eccola qua. È tutta tua. Tutto concentrato lì, il sapore del pesce. Si chiama l'ostrica del pesce. Ah, bello. Perché a quel punto lì, piccolino, un bocore e via. Filetto di cefalo. Questo è il filetto di cefalo, di un tipo di cefalo. L'importante è che sia buono. Sì, bravo. Poi quando lo avvicini alla bocca senti l'odore di brace. È buonissimo. Ma si vedeva che era cascato sopra. Questo è il sushi degli dei. Sorbettino sgrassante, eh? Sì, non ho già preparato per te. Ah, questo no? È proprio al volo. Tocca sana. Oddio ragazzi, sto esplodendo. Ci vediamo, tanto ciao. È un piacere, veramente, alla prossima. Olle. McDonald's ora? Dai, spero soddisfatto, no? Porca vacca, no. Ti ho fatto mangiare abbastanza bene. Da tanto non mangiavo del pesce così buono. Cioè, no, forse non l'avevo neanche mai mangiato il pesce così. Perché ci sono delle voci che dicono che degli chef non ci si può fare. No. Questa è una chicchettina spettacolare. Poi il fatto che è tutto preso qui da Luna è incredibile.